Oggi, 12 luglio 2023, nella nostra sede dell'ambasciata italiana a Dublino, l'ambasciatore italiano Ruggero Corries ha ricevuto un gruppo di 40 giovanissimi figli di carabinieri italiani che si trovano qui in Irlanda per studiare l'inglese. No, ma noi proprio diciamo, io non ho visto niente per fare la sua campagna. Al simpatico incontro erano presenti altri graduati dell'Arma dei Carabinieri. Siamo particolarmente onorati e felici di trovarci questa mattina presso l'ambasciata d'Italia a Dublino. L'occasione è perché abbiamo in questo momento, in questa fantastica e storica città, 130 ragazzi, figli di militari dell'arma che operano in diverse parti d'Italia, perché abbiamo organizzato una vacanza studio, ovvero la possibilità di conoscerci, di stare tra loro e approfittarne per migliorare le capacità della lingua inglese. È una vacanza che viene organizzata dal Comando Generale, dall'Ufficio per l'Assistenza e il Benessere del Personale. È ovvio che la migliore opportunità, la migliore occasione è quella per sentirci sempre più a casa, perché crediamo noi come cittadini, come Arma dei Carabinieri, al sistema paese, di poter sentirci abbracciare idealmente da chi rappresenta la nostra nazione all'estero. Buongiorno, stiamo qui in ambasciata, sono ragazzi figli di carabinieri, il Comando Generale di Roma mi ha chiamato, dice di organizzare qualche cosa con questi ragazzi, ecco, abbiamo organizzato sia qua che sia a Casa Bruca Baric, oggi stanno con noi tutta la giornata con l'Associazione Nazionale Carabinieri Irlanda. E quindi dovete proprio essere orgogliosi, e qui mi associo a quello che lui ha detto, anche grazie a questo pezzo di sangue che avete dentro dovete con orgoglio promuovere l'immagine del nostro paese all'estero, perché effettivamente l'Italia